sculture, dipinti e oggetti d'arte per celebrare Napoleone Bonaparte nel duecentenario dalla sua morte. E la mostra, nel segno di Napoleone, gli Uffizi diffusi all'Isola d'Elba fino al 10 ottobre alla Pinacoteca Foresiana di Portoferraio, con cui le Gallerie degli Uffizi di Firenze inaugurano il loro piano di diffusione sul territorio toscano. È molto bello oggi di poter avviare il progetto degli Uffizi diffusi, questa ricca iniziativa di disseminare le opere degli Uffizi, soprattutto dei depositi, per l'intero territorio regionale. San Gaudenzio, Poppi, Anghiari, Prato, Castiglion Fiorentino, Monte Spertoli sono altri luoghi in cui si inaugureranno mostre degli Uffizi diffusi, ma questa prima esposizione, che segna anche la riapertura dello spazio culturale alla Pinacoteca Foresiana all'interno della caserma di Portoferraio, si distingue dalle altre. Il fatto che qui abbiamo dei capolavori che normalmente sono esposti, quindi non dai depositi, opere che per giunta si mettono in una relazione diretta con altre opere nella collezione della Foresiana. Filo conduttore delle opere, il legame profondo tra l'Elba e Bonaparte, nonostante i pochi mesi del suo esilio qui, dal maggio 1814 al febbraio 1815.